4 luglio 1776, dichiarazione d'indipendenza. Il secondo congresso continentale dei 13 Stati Uniti d'America, organo collegiale dei rappresentanti delle colonie, adotta la dichiarazione con cui sancisce il distacco dalla madrepatria inglese. A occuparsi della stesura, la Commissione dei Cinque, composta da Thomas Jefferson, futuro terzo presidente degli Stati Uniti, John Adams, futuro secondo presidente, Benjamin Franklin, futuro ambasciatore americano in Francia, Robert Livingston, futuro primo cancelliere dello Stato di New York, e Roger Sherman, futuro senatore. L'introduzione è scritta in un linguaggio curato e nitido. È una lunga frase dichiarativa in cui gli Stati Uniti vengono fondati in termini di relazioni con le altre società nel corso della storia. Affermando che è giunto il momento per le colonie di dichiarare l'indipendenza, non trascura l'importanza di spiegare questo cambiamento al mondo. L'abile uso delle parole, creato da Jefferson, ha reso la stesura della dichiarazione molto efficace. La lotta tra l'Inghilterra e le colonie resta sullo sfondo. L'idea di una forma di governo in cui le persone scelgono come essere governate è invece nuova e rivoluzionaria. Nella dichiarazione ci sono anche tre riferimenti a Dio, ognuno diverso dall'altro: Dio della natura, creatore e divina provvidenza.